Ciao a tutti, nuovo tutorial oggi di Soutage. Sì, ho realizzato degli orecchini, spero che vi piacciono e ho deciso di fare il tutorial. Questo è il mio primo tutorial con la tecnica Soutage, poi ce ne sarà uno con le perline e insomma poi vi dico tutte le cose che sto facendo in questo periodo. Ecco, si vede un po'. Sistemiamo. Allora, gli orecchini, io già ho registrato il tutorial che andrò a realizzare è questo. Spero che vi piacciono. Non ho voluto fare un tutorial proprio semplice, semplice, semplice. Non ho voluto realizzare un tutorial semplice, semplice, ecco. Allora, non ha molte difficoltà, insomma, per chi non ha mai lavorato su Soutage, insomma, non è proprio facile. Però per chi già ha fatto dei moduli base, insomma, in realtà si ripete continuamente, per cui non vi spaventate. E questi ciondoli, poi voi potete, ovviamente, questa è un'idea, poi voi potete sotto fare i ciondoli come volete voi, come preferite. I colori, quello che volete, dovrete decidere se mettere il perno dietro o la monachella. Io ancora devo terminare il retro. Non ho fatto su questo tutorial perché veramente non vorrei che sia troppo troppo lungo. Non ho fatto la non ho fatto vedere come si incolla il retro, ma comunque ho fatto un piccolo tutorial tempo fa di come rifinire il retro, per cui insomma mi sembrava troppo lungo, ma alla fine si rifiniscono poi allo stesso modo. Allora, passiamo subito oggi abbondo di L, al tutorial. Spero che vi piacciono. Sono dei Swarovski perle e questo qui mi sembra che sia in vetro. E passo subito a farvi vedere i materiali e al tutorial. Un bacione, ci vediamo dopo. Allora, questo è il materiale che occorre per realizzare l'orecchino. Allora, ho preso due piattine di questo colore azzurro e un marroncino chiaro. Voi potete prendere quello, insomma, quello che volete, i colori che volete voi. Queste sono le cotton di Filiccanto, ma voi usate quelle che volete, quelle che avete in casa. Poi la colla, il filo, tre goccine, ma potete usare sempre quelle che volete, delle perle da 3 mm e una da 8, dei cipollotti piccolini. Vi ripeto, potete mettere le misure che volete, eh? Questo tanto è soltanto per abbellire. Delle rocaille da 11 e da 15, forbici, non so, che disastro, una goccia, voi potete usare quelle che volete, questa non è Swarovski, questa è in vetro. Ho preso dei chaton da 8 mm. Voi potete anche usare le perle se volete al posto del chateau, insomma, potete fare quello che volete, aggiungere quello che volete, insomma. Passiamo al tutorial. Ecco, il sole sta andando via. Ogni volta che registro un tutorial è brutto tempo. Allora, ho tagliato la piattina, due pezzi di piattina di circa 25 centimetri. Io sono molto, io abbondo molto, sono una sprecona, ve lo dico. Potete mettere anche un pochino di meno, però all'incirca sui 25 centimetri. Adesso prendiamo la goccia, dobbiamo prendere all'incirca la misura per mettere la colla sulla piattina, perché dobbiamo incollare la goccia all'incirca così. Ecco qua. Allora, prendiamo una colla. Ho messo tutto distante per rendere pulita l'immagine, ma così lavoro malissimo. Abbiamo all'incirca questo pezzetto da mettere la colla. Insomma, poi vado a occhio. Metto sempre dalla metà. Io non riesco tramite la telecamera, ci devo riuscire.
la metto più sulle mani che sulla piattina. Ecco qua, mi allontano un attimo, se no non riesco. Ecco qua, io la metto sempre dalla parte bassa, in maniera di non sporcare la piattina, perché poi se si vede la piattina che è sporca è brutto verso il tappo. Allora, messa la colla, io faccio sempre in quel modo che vi ho fatto vedere. Giro, metto la parte superiore della colla e faccio in questo sistema qui, perché ovviamente io con le unghie non riesco a metterlo bene. Ora faccio in questo sistema che mi trovo meglio. Poi aggiungo la colla se è da aggiungere. Mi trovo bene perché comunque il cabochon è piatto, lo posso fare, poi qui se si sporca di colla non ci importa, tanto non si vede. Faccio in questo modo, vedete? Che rimane bella perfetta, ma aspettiamo che asciughi. Si è asciugato, non dico perfettamente, ho messo anche un altro cuccino di colla qui perché ne avevo messa poca poca poca. Ora prendiamo la colla, mettiamo delle piccole gocce qui, sempre dalla parte bassa, qui non si vede niente, io non vedo io, e qui non è facile, e qui, ecco qui, proprio pochissima, giusto per... Ecco qua, prendiamo l'altra, la piattina, la incolliamo, mettiamo il verso giusto, che è questo. Intanto esco fuori inquadratura. Tiriamo un po' la piattina e la sistemiamo. Si deve incollare dritta dritta. Adesso che ho allineato bene le due piattine, aspetto che si asciuga, perché dopo come la muovo, ovviamente non è che ho messo tantissima colla, si può staccare. Adesso prendiamo l'ago. Con il filo facciamo un piccolo nodo alla fine del filo ed entriamo qua la punta. Ancora non si è asciugato bene, ma vado avanti con il tutorial, non ci metto tantissimo tempo. Sono uscita qui con il filo e rientro e passo anche dalla parte opposta delle piattine. Si vede. E sono uscita con il filo dalla parte opposta, vedete? Ecco qui. Ora prendiamo la perla da 4 mm, che è qui. Quanto sono seria quando registro il tutorial. Sono seria seria. Col silenzio assoluto perché sono a casa. I bimbi sono a scuola. Tutto silenzio. Allora, adesso infilata la perla sul filo, che mi scappa, dove vai? Io non riesco a essere proprio super seria, io ve lo dico, poi mi annoio. Dobbiamo fare questo, sistemare bene la perla. Con queste unghie è un macello. Io faccio così e passo l'ago, vedete? Ho preso la misura. Bene qui al centro e tiro il filo. Vedi, ho preso bene la misura, per cui è perfetto. Rientro nella perla, se ce la faccio. Ecco, sono uscita da questa parte con il filo. E rientro nelle piattine qui.
sempre al centro. Riesco da questa parte. È difficile fare il tutorial con la videocamera davanti. Proprio difficile. Prima perché sono ciecata, non ci vedo. Ecco qua. Adesso ne dobbiamo chiudere, per cui passo con il filo, con il lago. Lo voglio far vedere bene qui. Passo da questa parte centrale. E alla piattina. Passato il filo davanti, si vede, no? Prendiamo una rocaille 110, rocaille 110, ed entriamo col lago di fronte. Faccio ombra, ecco qua. Ovviamente noi abbiamo passato la colla qui, ma tutto poi verrà cucito, tutto, per cui non vi preoccupate se ancora c'è la colla e non abbiamo passato il filo, che quando faremo, metteremo qua i pendenti, ovviamente tutto verrà cucito. Non lo dico perché sennò poi dopo sotto mi scrivono, ah, è solo la colla, no, tutto viene cucito. Ora dobbiamo fissare questa parte. Dobbiamo fissare, spero che forse così si vede meglio. Devo trovare un sistema, forse la devo mettere frontale, però se la metto frontale poi non vedete bene. Passiamo col lago di fronte, sempre alle piattine, tiriamo e rientriamo per fissare tutto dove c'è il filo. Poi non tiriamo molto, sennò si vedono dei buchi. E rientriamo, e questa è fatta. Ecco qui, perfetto, bello sistemato. Per cui questa parte l'abbiamo cucita, poi cucinare il resto. Ora dobbiamo, oddio, un po' di tosse. Dobbiamo mettere lo chaton. No, la perla, lo chaton, eccolo qui. Io uso sempre lo stesso sistema perché per me è piccolo, non riesco con le unghie. Voi insomma trovate un sistema vostro, insomma non è obbligo fare quello che faccio io, può essere un'idea. Io faccio con lo stesso sistema, andiamo a zoom un po', metto la colla da questa parte sempre superiore e giro la piattina in questo modo, si vede bene? Giro la piattina in questo modo e la incollo così. E poi do due goccine di colla anche a questa, ma due goccine proprio, solo per fissarla. E la fisso così. Poi tutto, ovviamente, tutto verrà cucito. Io lo ripeto in continuazione, perché poi ci sono quelle che guardano il video e poi dicono non è cucito. Tutto viene cucito. Allora, mettiamo la colla, facciamo così. Allora, la parte superiore, per cui metto a rovescio del lavoro, metto questa parte qui all'incirca, ecco, questo pezzettino. Mettiamo la colla. Allora io devo vedere, cioè metto bene, ma non è facile. Ecco. Poi avevo perso il tappeto della colla. Ho fatto un disastro. In questo modo prendo, attenzione al filo, il cabochon e lo metto in questa maniera qua. Ci riesco con queste unghiette, ecco qua, e aspettiamo che asciuga, tanto rimane perfetto perché comunque è appoggiato, e aspettiamo che asciuga. Adesso che è asciutto possiamo mettere di nuovo il goccino di colla. Uno, due, ecco, sono fuori inquadratura come al solito, e tre. Non vedo,
perché ovviamente ho il monitor qui davanti della videocamera che è piccolissimo. Io non riesco, poi dopo rischio che vado fuori con la colla. Qua. Questo è il risultato. Adesso passo con il filo da questa parte e passo anche dall'altra e poi dobbiamo preparare una rocaille sempre 11.0. Ora prepariamo una rocaille, la mettiamo. Mi impiccio con sto filo. Mettiamo una rocaille da 11 e passiamo dalla parte opposta con l'ago. Con il filo, come volete voi. Ora dobbiamo mettere, questo non c'entra nulla, dobbiamo mettere la perla, facilissimo. Passiamo con il filo da questa parte, la parte opposta, perché dobbiamo mettere la perla. E mettiamo la perla. Entro con l'ago tutte e due le piattine, belle centrali, senza impicciare il filo come faccio io. Io impiccio, io faccio veramente disastri. Tiro un po'. Ho tutto lo smalto rovinato. Ma no, ce la devo rifare. Lo smalto mangiucchiato. Entro da questa parte e nella perla. Tiro il filo. Non molto, sennò poi si vede, è brutto. E rientro qui, però sempre in quelle centrali, cioè nella parte centrale della piattina. In questo modo, vedete, sono belle allineate, sistemate, carucce. Poi gli diamo una pulita a questo cabuscione che ci sono le... proprio. Vedete come ho lasciato, insomma, potete sicuramente lasciare molto molto meno. Ora dobbiamo fissare queste due piattine dietro. Infatti ho bondato proprio con la piattina. Ecco qui. Tiriamo, sistemiamo bene, perfetto. Passiamo l'ago sotto e prendiamo anche le piattine, un pochino di quelle che stanno sotto e quelle superiori, per fissare bene. Non mi piace presa così. Ecco qua. Dobbiamo fissarla ancora bene. Ecco qui, ora le piattine sono belle ferme. Ora dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte, la facciamo da questa. Ovviamente non ve lo faccio vedere perché è la stessa identica cosa. Dobbiamo ripetere i passaggi, sennò il tutorial diventerebbe lunghissimo. Ho terminato la parte opposta, è venuto insomma abbastanza bene, abbastanza preciso.
Ora dobbiamo, con il filo, l'ho tagliato, vedete, ho fissato, l'ho tagliato e sono passata dalla goccia, che ora dobbiamo fare i pendenti. Allora, voi potete realizzarli come volete, io li faccio in questo modo, voi fate come volete. Allora, io metto sul lago una rocaille 15-0, una 11, un piccolo cipollotto. Di nuovo una 11 e poi 5 rocai da 15. 3, non ve le faccio vedere perché ho davanti le perline che mi è più comodo. Ecco qui, per cui ripeto, una 15, una 11, un cipollotto, una 11 e 5 rocai da 15. Facciamo passare sul filo. Ora prendiamo una goccina che potete prendere quella che volete. Io ho preso prendo questa che i fori abbastanza non sono molto regolari. Ne prendo un'altra perché non mi piaceva quella. Ecco qua. E faccio scivolare. Ora prendo di nuovo 5 rocai. Ovviamente poi questa parte in base alla goccia che mettete lo fate come volete voi, io lo ripeto sempre questa cosa. No, 3 4. Ecco qui. 5 rocai. Le faccio passare sul filo. Adesso rientro nella 11, nel cipollotto e nelle due rocaille e tiro il filo. Entro nelle piattine e tiro. Ora io ripasserò il filo due o tre volte in maniera che sia ben questo si deve muovere, per cui una volta sola non mi fido, si potrebbe rompere. Allora lo passo due o tre volte. Ho passato più volte il filo, così stiamo un po' le rocaille. Ecco, ho passato più volte il filo per essere sicura. Ora ci giro il lavoro. Passo, sì, se metto l'ago dritto sarebbe meglio, passo con l'ago da insomma circa un po' distante dal, ecco qui, e metto, faccio le pause come Celentano, metto sul lago una rocaille da 15, una da 11, un cipollotto 11 e una rocaille da 15. In questo modo, una 15, 11, cipollotto 11 e 15. Faccio scivolare al filo. Salto la rocaille da 15 e entro con il lago con quella da 11, tutte le perline, e rientro. Se prendo anche la 15 è meglio. Realizzato questo piccolo pendentino, ora usciamo con il filo a fianco e attaccato realizziamo un picot. E tiriamo il filo, ho messo tre perline ovviamente. Ora che abbiamo realizzato il picot, andiamo a cucire la parte, perché ovviamente ancora non l'abbiamo cucita, perché questa parte è stata cucita e ora passiamo dei piccoli punti con il filo.
senza tirare troppo. Difficile con la videocamera davanti, non vedo nulla, vado estinto. Arrivata a questo punto, cuociamo anche la parte che c'è vicina dello chaton, in maniera di unire bene le parti con il filo. E cuociamo anche questa parte. Controllo perché non vedo niente. Estinto, uscito da questa parte, diciamo non centrale, un po' la parte più interna, ho fatto la stessa cosa che ho fatto qui, per cui una rocaille da 15, da 11, un cipollotto, una da 11 e 5 da 15. Ho messo la goccina, 5 rocaille, rientro nella rocaille 11-0 con l'ago, nel cipollotto e alle altre due rocaille. Passato più volte il filo, andiamo un pochino distante e creiamo un piccolo picot con le 15-0. Ecco qui. Perfetto. Ora dobbiamo finire di cucire questa parte, perché non l'abbiamo fatto prima, per cui dobbiamo finire di cucire almeno fino a questa parte qui. Adesso che abbiamo finito di cucire questa parte, fissiamo il filo, per cui tutta questa parte è stata cucita. L'abbiamo prima fatto con un cuscino di colla, ma è stata cucita. Lo ripeto sempre perché per chi vede il video a tratti, perché molte persone non realizzano il tutorial, ma lo vedono a tratti per curiosità, e allora lo ripeto per loro. Ora mettiamo un nuovo filo da questa parte, dobbiamo realizzare tutto quello che abbiamo fatto da questa, lo realizziamo dall'altra parte opposta, sempre cucendo tutto quanto, non ci dobbiamo dimenticare di cucire. Ecco, ho terminato anche la parte opposta. In questo modo il sole è andato via, per cui insomma rimane un po' più scuro la ripresa. Ecco qui, molto semplice, semplicissimo. Ora dobbiamo fare la parte superiore. Allora prendiamo la piattina, tagliamo all'incirca, prendiamo la perla, prendiamo la misura, poi questo in base a poi la perla che prendete, insomma questa è sono una perla da 8. Potete decidere di prendere una più grande, più piccola, insomma fate come volete. All'incirca, sì, ecco, non voglio, io sono molto, io abbondo molto, sono una sprecona. Prendo questa, vediamo se va bene dalla parte. Ho proprio abbondato alla grande. Devo prendere due pezzi. Ecco qua. Ecco qui. Ho inserito, ho fatto passare il filo, le piattine le ho messe a verso. Ricordate, ho messo la perla da 8. Qui prendo bene la misura per girare intorno. Uscire la perla e passo l'ago in questo modo e tiro il filo. Devo rifarmi assolutamente le unghie oggi perché sono molto lunghe e ora infatti guarda che ricrescita. Nel frattempo chiacchiero. Allora, adesso ripasso con l'ago
sulla perla, faccio un nuovo passaggio dalla parte opposta e tiro il filo, non troppo perché poi dopo si vede. Ecco qui, ora questa parte del rovescio perché si vede il filo, però lo tagliamo. Passo con l'ago sotto. Giro continuamente io il lavoro, sono così. Allora, e adesso dobbiamo chiudere la piattina con la perla. Passa all'interno, però devo mettere l'ago bene. Passa all'interno. E ripasso con il filo anche dalla parte opposta e tiro il filo. Mi sto portando via tutto. Ecco qua, lo faccio di nuovo per essere sicura e poi mettiamo una rocaille. Io non ci vedo. Ecco qua, e tiro il filo. Tirato bene il filo, mettiamo la rocaille, ripasso di nuovo. Metto una perla da una rocaille, scusate, da 11. Si vede perché faccio ombra e passo dalla parte opposta. Ecco qui. Questo è il risultato. Ora dobbiamo mettere. Io ripasserei di nuovo, però come volete voi. Mettiamo la perla da 4 mm. Facciamo passare sul filo, ecco qui, facciamo il ricciolino, si sente questo rumore perché sono i vicini che stanno tirando giù la tenda da sole e non c'è sole, cioè. Tiriamo bene, prendiamo la misura e niente, devo per forza di farmi fare le unghie perché sono lunghissime, non riesco proprio a lavorare. Ecco qui, passo con il filo, ripasso sulla perla. Ho perduto la perla, eccola. E sulla piattina giro il lavoro. Ecco qui. Questo è il ricciolino. Questo silenzio, chissà se decido poi di mettere la musichina. C'è troppo silenzio. Adesso dobbiamo fissare. Fisso bene. Devo mettere bene tutto quanto. Fissiamo le piattine. Voi sicuramente lo farete meglio di me. Io sono pasticciona, sicuro che sono una pasticciona. Però va bene, perfetto, io controllo sempre, passo anche sotto, ripasso sopra. Ecco
fatto il ricciolino, lo facciamo anche dalla parte opposta, per cui passiamo con l'ago dalla parte opposta, mettiamo la perla e facciamo il ricciolino. Io non ve lo faccio vedere perché comunque è la stessa cosa, se no verrebbe un tutorial talmente lungo e noioso. Ecco qui, è pronto, ho fatto anche la parte opposta. Dietro ho fissato, ma ci metto un cuccino di colla perché ovviamente per non fare troppo spessore ho cercato di tagliare il più possibile. Adesso io, come ho realizzato l'altro orecchino, ho messo qui al centro, ecco, è partito, ho messo qui al centro un cipollotto. Voi insomma fate come volete, io ripeto, ognuno poi lo realizza come vuole, però io ho fatto in questo modo. Passo con questo, poi devo pulire tutto, eh. Prendiamo la stessa misura dell'altro perché non ricordo. Ok. Passiamo con il filo. Dobbiamo stare attenti perché io ve lo dico, sono pasticciona. Poi sistemo tutto, ma sono proprio pasticciona di mio, eh. Allora, ho messo una rocaida 11 da 15, le ho messe da 15, una rocaida 15, un cipollotto, eccolo qua, sempre lo stesso, questo colore mi piace tanto. Se avete notato, mi sono bucata il dito con l'ago. Metto di nuovo una 15-0, passo nel cipollotto e metto ancora una 15-0. E vado dalla parte opposta. Se non tolgo quei fili non si vede niente. Ecco qui, ho messo il cipollotto, ho fermato bene, ho levato insomma un po' di pelucchi dietro. Ora potete decidere se mettere il perno dietro con la colla e basta, oppure fare mettere qui delle perline per mettere una monachella, insomma quello poi lo decidete in base a come vi piace di più realizzare insomma l'estetica poi dell'orecchino, insomma quello ve lo lascio decidere a voi. Ora dobbiamo collegare la parte, diciamo la parte inferiore a quella superiore, in questo modo. Allora dobbiamo prendere, ovviamente io ho già fatto l'altro orecchino e devo cercare di farlo più uguale possibile. Allora, sono passata sul filo, su un ricciolo, un ricciolino, e ho messo sull'ago una 11, un cipollotto e una 11 rocai. In questo modo. Ora devo prendere bene la misura per l'orecchino, per mettere bene la parte inferiore, per cui ovviamente già ne ho realizzato uno e devo cercare di fare lo stesso modo, cioè metterlo allo stesso posto, perché sennò poi risulta un orecchino in un modo e uno in un altro e è brutto. Vediamo se ci ho preso con le misure. Ecco, ho passato il filo dalla parte inferiore. Ora dovrò passare più volte il filo perché ovviamente deve sostenere il peso della parte inferiore, per cui lo passerò insomma 3-4, insomma finché riesco a passare il filo lo passo molte volte, questo per una sicurezza. Ecco qui, ho passato più volte il filo, l'ho fissato bene dietro ed ora faccio la stessa cosa dalla parte opposta, prendendo bene le misure. E faccio la stessa cosa, vi faccio vedere il passaggio ripetuto perché viene, cioè, un tutorial lunghissimo e allora insomma non credo che ci sia bisogno. Io ho unito tutte e due le parti e
E questo è l'orecchino terminato. Potete decidere se mettere una monachella, mettere delle piccole perline, piccole rocaille per mettere una monachella, oppure dietro il perno. Ve lo lascio a voi. Ancora io devo decidere, non so che cosa fare. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Diciamo che è stato il mio primo vero tutorial in soutache. Spero che vi sia piaciuto. Un bacio grande grande e al prossimo tutorial. Ciao!